Fabrizio Cavosto, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontare di un festival che si chiama Mirabilia. Per chi non lo conoscesse, lo dobbiamo far conoscere in ogni modo, perché anche quest'anno, nonostante tutto, si va in scena, si va nelle piazze, si va dappertutto a, per così dire, a contaminare, a incontrare, a attraversare lo sguardo, emozionare. Ecco, però prima di parlare dell'edizione 2020, Fabrizio Cavosto, direttore artistico di questa realtà molto particolare, che è un festival che è tutto da raccontare ma soprattutto tutto da vivere, quando nasce questo festival che ha già molti anni sulle spalle? Questo festival nasce tanto prima di essere realizzato. Questo festival nasce in una cascina nelle Langhe nell'89, in cui un gruppo di artisti si è incontrato e ha pensato cosa avrebbe voluto che succedesse in Italia. E abbiamo cominciato a sognare, eravamo tutti giovani, e io avevo ancora i capelli, peraltro, e abbiamo cominciato a sognare, a progettare, a pensare cosa succedeva fuori e cosa si sarebbe potuto fare da noi. E da lì tanti di noi hanno provato a fare esperimenti, a creare delle cose, e poi ognuno è partito per la sua strada, e però l'idea è rimasta, l'idea era proprio di far nascere un festival che si basasse, che portasse a un altro livello di consapevolezza, di visione il teatro urbano, il circo contemporaneo e questi linguaggi per noi nuovi in Italia, che invece in Francia sono estremamente affermati, ma soprattutto che sostenesse la creazione di questa tipologia di artisti. E quindi un festival in cui si vedessero i risultati delle residenze, i work in progress, i processi creativi che gli artisti di questi settori alle volte sviluppano durante vari anni, perché soprattutto nel circo contemporaneo una creazione può durare 3, 4, anche 5 anni, e quindi un qualcosa che andasse a rispondere a questa esigenza. Era un'esigenza che avevamo noi allora come artisti, e poi quando siamo riusciti ciascuno a modo suo a realizzarla, non è stata più per noi, è stata per gli altri. E forse questo è il bello, questa crescita di una visione all'inizio incentrata su se stessi e poi incentrata, e che poi si apre verso gli altri. E forse è uno dei punti di forza di questo festival più importanti. È un punto di forza, perché spesse volte quando raccontiamo i festival si dice che il festival va incontro alla gente, però qui voi lo praticate, lo coniugate proprio questo aspetto, nell'andare incontro alle persone, incontro alle persone, incontro i bambini, incontro gli adulti, perché Mirabilia è qualcosa che lascia uno stupore, ma non è lo stupore quello che si chiamava in Francia pure pâté le bourgeois, no? Per stupire i borghesi, no, è uno stupore che nasce dal nulla ma che crea molto. Sì, è uno stupore. Guarda, anche il nome è ispirato forse un po' ormai in modo errato, però comunque è un qualcosa che rimane dal mirabilis, qualcosa che stupisce però colpendo il cuore, qualcosa che si ricorda, qualcosa che è per tutti e incontra tutti. E quindi il Mirabilia nasce proprio negli spazi urbani, cioè pensato. Mirabilia è un processo che va a analizzare una città e la considera nel suo insieme, e nel considerarla nel suo insieme analizza i flussi delle persone, dove vanno, cosa fanno, dove si incontrano, e ne analizza i punti chiave, i luoghi in cui c'è un incontro anche di tipologie di persone diverse, di classi, di culture, eccetera, eccetera, e va proprio a incontrarli in questi luoghi, a stupirli, a meravigliarli, ma soprattutto a lasciare emozioni, ricordi e spesso valori
perché comunque è un festival che ha anche uno sfondo politico molto forte, che parla del contemporaneo, parla di ciò che succede adesso e alle volte lo fa addirittura spesso prima che questo accada. Io sono molto molto stupito da alcuni progetti che avevamo con delle compagnie che hanno debuttato settembre-ottobre e poi avrebbero debuttato, debutteranno al festival, che già ci parlavamo chiaramente della situazione in cui viviamo. Ricordo l'immagine a ottobre della fine di uno spettacolo meraviglioso che era in scena con una mascherina, la mascherina chirurgica, l'ultimo pezzo sul filo era fatto con la mascherina prima che tutto ciò accadesse, e quindi ci raccontano un po' noi stessi, ci raccontano i nostri sogni ma anche i nostri incubi più profondi che dobbiamo affrontare e con cui dobbiamo convivere, e questo lo fanno non solo negli spazi chiusi come avviene per gran parte nei festival, ma spesso e volentieri anche proprio nello spazio cittadino, per andare a incontrare la gente e parlarle direttamente, a stabilire un rapporto stretto con la vita, con quello che perché andare a teatro è un qualcosa di volontario, è incontrare il teatro, esserne stupiti e emozionati per caso, è un qualcosa che ha una forza ancora maggiore perché raggiunge chiunque. Raggiunge chiunque, adesso noi desideriamo raggiungere, anche se brevemente, il programma, che è un programma molto intenso. Noi lo possiamo scoprire dove, Fabrizio Gavosto? Quest'anno il programma lo stiamo mettendo adesso sul sito. Abbiamo rimodulato il festival per 6-7 volte, rimodulato gli spettacoli, abbiamo discusso con gli artisti, sviluppato nuovi progetti che fossero possibili con la situazione attuale, situazione che non era chiara e non è chiara tuttora, quindi in continua evoluzione. Ma sul sito in questi giorni stiamo proprio pubblicando gli spettacoli principali, poi su Facebook diamo tutte le notizie, tutto quanto. Vi sarà quest'anno, ci mancherà qualcosa, ci mancherà proprio la dimensione urbana che ci aveva caratterizzato tanto, nel senso che noi andremo a agire sulla città, andremo ad agire sui suoi meccanismi. Ti cito un esempio, per esempio per me sono importantissimi, uno dei punti focali sono i giardini Fresia di Cuneo, tra l'altro ci siamo spostati sulla città più grande e con più spazi, e a Cuneo proprio ci sono questi giardini che sono un luogo d'incontro, sono un luogo d'incontro tra proprio persone diverse, di colori diversi, di origini diverse, che ha un valore particolare, e di fronte a tutte le problematiche del Covid eccetera eccetera si era pensato di eliminare i giardini perché molto problematici nella programmazione, una programmazione così estesa, ma questi giardini sono importanti proprio per ciò che rappresentano, e quindi verranno mantenuti e anzi programmati con molta cura. Però è ancora tutto in divenire, nel senso che il programma l'abbiamo chiuso in realtà ieri sera per problematiche legate a chiusure di frontiere, e probabilmente ci saranno ancora variazioni, ma su Facebook possiamo seguire tutto quello che succede, e sul sito metteremo tutte le informazioni man mano che le cose cambiano, e nel caso, che ne so, chiudano la frontiera con la Francia, dovremmo fare dei programmi perché abbiamo molte compagnie francesi. E speriamo che ciò non accada, perché questo perderebbe un po' il senso della parola plurale che è dentro la parola meraviglia, perché questo è molto molto importante, sperando di recuperare il prossimo anno proprio le piazze, i paesi, le città, perché questo è veramente un dato di fatto e è un dato fondante di questo Festival Meraviglia, Fabrizio Gavosto. Sì, quest'anno non le abbiamo sacrificate proprio del tutto, nel senso che accadranno delle cose, ma accadranno delle cose che noi non comunicheremo a nessuno, semplicemente accadranno a chi passa di lì, e ci saranno varie perturbazioni urbane molto molto
particolari, da, posso darti degli anticipi, subacquei che gireranno per la città alla ricerca del mare, interrogando tutta la gente su perché non vi sia il mare in questa città e come arrivare al mare, ma è un viaggio ipotetico, un viaggio che diventa proprio un dialogo col pubblico, angeli che appariranno alle finestre di colpo e poi spariranno immediatamente creando una breve immagine, una breve impressione e poi il nulla. Ma tutto questo non lo possiamo raccontare, non possiamo dire dove e quando, perché creerebbe un assembramento. E quindi vogliamo che tornare un po' forse alle origini, a cose che colpiscono il pubblico ma che non vengono cercate, che semplicemente possono accaderti o no, fanno parte del percorso, dell'avventura che rappresenta questo festival, che avrà nei giorni clou 10-15 spettacoli in contemporanea, quindi per ognuno sarà un viaggio diverso. E, anzi, consiglio a tutti quanti di separarsi, anche alle coppie, uno va da un lato e uno va a vedere qualcos'altro e poi di raccontarsi le cose tutta la notte e poi il giorno dopo di ripartire a scoprire. E appunto questi interventi di disturbo saranno cose estemporanee, completamente inaspettate e che andranno un po' a creare un'atmosfera che sinceramente senza lo spazio urbano, senza l'interazione con questo spazio meraviglioso non sarebbe stata meraviglia, diciamo. Non sarebbe stata meraviglia, per l'appunto. Prima di salutarci, Fabrizio Gavosto, invece qual è il libro che fa compagnia, che ti meraviglia in questi giorni? Ah, i libri in questi giorni ne sto leggendo molto pochi. Dato che siamo al rush finale della preparazione, quindi cambio la domanda, qual è invece il libro comodino che aspetta? Sul comodino che aspetta c'è un testo dell'Ottocento che non ho finito di leggere, che è Penthesilea e le Amazzoni, che ho voluto leggere proprio per capire esattamente la messa in scena di Rasposò dell'altro anno e capire lo sviluppo che questa compagnia sta seguendo, andando a realizzare delle messe in scena considerate, beh, quel testo è considerato assolutamente impossibile da mettere in scena e era appunto stato realizzato lo scorso anno e lo scorso anno ne avevo letto dei pezzi, ne avevo letto degli estratti e l'ho abbandonato lì, ho detto voglio leggerlo tutto dall'inizio alla fine e capire esattamente il lavoro di Marie nella sua messa in scena. Quello è quello che farò prima del festival, prima di parlare di nuovo con Marie del Rasposo, del suo nuovo spettacolo che presenterà al festival. Grazie, grazie davvero Fabrizio Gavosto per il tempo che ci ha dedicato e a questo punto buon Festival Mirabilia per tutti. Buona giornata. Grazie mille, buona giornata.